Ciao a tutti ragazzi YouTube, come state? Spero tutto bene. Sono ritornato per fortuna con un altro video dopo 2 settimane di astinenza, cioè non la facevo più sinceramente. Volevo creare anche qualche video sinceramente anche quando stavo giù in Sicilia, ma purtroppo per la connessione così magicamente che andava non ho potuto creare nessun video, niente. La connessione magicamente non andava, quindi niente, ho dovuto aspettare fino a che non ritornassi, però siccome sono ritornato ieri pomeriggio, ho dovuto sfauto le valigie e tutto quanto, quindi non è che mi sono messo a fare un video, anche se volevo, però la stanchezza ha avuto il sopravvento, quindi non ho potuto fare niente. Però vedo anche un miglioramento, sinceramente, perché l'abbronzatura c'è sta. Beh sì, abbastanza, via, mi dicono tutti quanti che assomiglio a un marocchino, quindi beh sì, dai, più o meno c'è stiamo l'abbronzatura, anche se avrei preferito un altro tipo di abbronzatura, leggermente più nero, però accontentiamoci di questo, no? Sono felicissimo ragazzi di essere ritornato qui con un altro video. Questo video appunto si chiama, è un vlog sulla mia vacanza. Purtroppo sono sempre oggi soltanto io a fare video perché mia sorella non è che ha tanta voglia di fare un video, dato che siamo dovuti ritornare, abbiamo fatto amicizia con tutti quanti, creato un bel gruppo e quindi ancora diciamo giù di morale. Quindi non andava di fare un video. Quindi domani o dopodomani, quando riuscirà un nuovo video, lei ci sarà sicuramente e ci saranno anche delle novità. Cambierò anche la copertina di YouTube. Cambieremo anche nomi. Cambieremo almeno, perché è brutto andando avanti sentire anche tanti video, cioè questi nostri che io li ho riascoltati, Tato e Mimmi. È un po' brutto anche su, diciamo, il profilo Tato e Mimmi Tuber. Cioè, non mi suona sinceramente andando bene, quindi però ragazzi, voi per me rimarrete i miei tatini, no? Più o meno. Soprannome ragazzo che era Dallo, no? Quindi non so, adesso presto siete i miei tatini, tutti quanti, tatini, tatine, tutti quanti. Posso. Quindi, raga, la vacanza è andata tutto bene, è nata bellissima, raga. Mamma mia, io certo non le vivo in Sicilia, sinceramente. Stavamo a Baccarizzo, sotto Catania, ma un posto, raga, ma io dico, beate quelle persone che ci abitano di lì, perché era veramente stupendo, stupendo, anzi stupendo è poco, ma anche magnifico è poco a dire, non si sa, è una cosa bellissima là. Appunto abbiamo fatto amicizie, infatti saluto tutti i miei amici, non so poi se guarderanno il video, io vi saluto al primo, all'ultimo, un gran bacione qui da Todi, perché abito qui a Todi, in Umbria. Vi saluto a tutti quanti, un grande bacione che mi manca tantissimo. Oltre al posto bellissimo, il mare stupendo. Mamma mia, cioè io mi ci specchiavo. Né più di tanto perché già quando mi specchio qui a casa, tra poco il vetro fa, si spappola tutto quando, no? Il mare può darsi si apriva come Mosè quando apriva le acque, quindi. E vabbè. Magnano non si sa quanto. Dio mio, cioè non è che dice preparano le porzioni a cena per 10 persone. So 10 pe a cena. Ne preparano per 10 persone? No, ovviamente no. Prepariamo per 20, 30 persone. No. E la trippetta, la pancettina, quella che non mi piace, l'ho messa su. No, quindi a voglia lì, mo a fa ginnastica tra dolci, arancini, ancora dolci. Vabbè, giusto il pesce, ma il pesce ne ho mangiato poco, sinceramente. Io pensavo che andando in un posto di mare si mangia tanto pesce, invece il pesce poco. Ma roba quella bella zuccherata e no, è entrata bene dentro la trippa. Quella l'avevo mangiata buonissimo per carità, veramente delle cose buone c'hanno da mangiare in confronto. Anche noi c'avevamo qui in Umbria le cose buone da mangiare, però anche loro c'hanno il loro top. Poi anche un'altra cosa c'è, il posto non era, beh, cioè bellissimo anche quello, però non è che c'era chissà cosa, ci stava tipo un chiosco dove tutti i ragazzetti, anche alcuni adulti, si ritrovavano, c'è chi giocava a carte, c'è chi giocava a biliardino, cioè un chiosco, no? Quello era il luogo di ritrovo, c'era lì vicino proprio, attraversavi un attimo una strada, una piazzetta, lì tutti i ragazzetti soprattutto ci andavano, e ci andavo anche io. E quindi ecco, ragazzi, insomma, io lo sa benissimo sta vacanza, bellissima. Ci tornerei a vivere 1000 volte. Io ci vivrebbe casa, casa. Però purtroppo i big money, money, e come diciamo qui noi, sgain, non è che mi escono
ci siamo capiti, no? Mi devo sudare, quindi quando me li sarò sudati, raga, voglio fare le vacanze, cioè ci parto un mese, due, tanto già in procinto una cosa di andarci già il prossimo anno. Io e mia sorella vogliamo partire un mese prima, ci facciamo tutto il mese e poi dopo nel mese di agosto, 15 giorni, ci raggiungeranno anche i nostri genitori. Quindi speriamo, buon Dio, che tu vorrai, no? Speranza è l'ultima a morire, raga. Però purtroppo io pensavo pure da anche in Sicilia a comprare qualcosa, però non ho comprato niente. Ho comprato solo sto braccialetto dell'ancora. Non so se riuscite a vedere bene. Bellissimo. Adoro l'ancora, bellissimo. Poi mi sono comprato questo. Questi qui, i portafortuna. Fortuna poi de che? Cioè io mi ricordo l'avevo messo questo qui. Questo qui che ce l'ho da... l'anno scorso l'ho comprato quando stavo a Montalto di Castro. Per chi non lo conosce, sta diciamo nel Lazio. Avevo desiderato, ti prego, portami fortuna per il mio quinto anno di superiori. In teoria dice quando si rompe porterebbe fortuna da quel momento, ma io il quinto l'ho finito, sono maturando. Questo è ancora un 08, quindi non so quando si vorrà mai rompere. Vabbè, pazienza. Porterà fortuna per qualcos'altro. Un'altra poi novità che ci ho avuto. Ho conosciuto uno youtuber, un suo famoso qui di YouTube. Anche gentile è stato. Quindi è stata una vacanza bellissima. Conosce pure persone, una persona famosa. Fatta anche la foto. Quindi se un giorno diventerà famosissimo, io già lo conosco. Potrò dire io già lo conosco perché l'ho visto a Baccarizio, ci ho fatto la foto, cioè, ci sono fatto quattro risate, sono andato anche lo sa anche salutato l'ultimo giorno, ero tornato il 16 a notte, eravamo tornati con la mia sorella a casa che saranno state le 3:45, adesso non mi ricordo, e siamo andati a salutarlo perché lui ci ha detto che ci voleva pure salutare, quindi fai un fugone per partire per andare a salutare. Siamo tornati alle 4:15 a casa, considerando alle 5 andiamo via. No? Insomma, raga, per me la vacanza è stata bellissima. Cioè, ripeto, ci tornerei 3000 volte, cioè tantissime volte. Ci tornerei tanto. Tutto va bene, ci torniamo anche per Capodanno. Ci torniamo sempre se il buon Dio vuole. Speriamo. E senza tornare a Capodanno, ci torniamo l'estate. Che problemi ci sono? Quindi, ecco, insomma, raga, il video è finito qua. Anche se non è che avrò raccontato chissà che, magari può darsi su un vlog di una vacanza, dal ritorno di una vacanza, ci si aspetterebbe grandi cose. Io non è che posso raccontarvi queste grandissime cose, no? Però ecco, insomma, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete anche commentare qui sotto. Ripeto, se ci volete dare qualche consiglio anche nei prossimi video, vi dobbiamo salutare nei prossimi video, quello che volete, noi siamo aperti a tutto. Io sono aperto a tutto, ve lo dico in prima persona perché intanto mia sorella non c'è. E lasciate anche un bel mi piace, perché poi ho visto pure che siamo un pochetto cresciuti. Non mi ricordo se stavamo a 46 quando sono ripartito, sinceramente. E stiamo già a 51. Siamo, quindi io vi ringrazio tantissimo le persone che, cioè, che ci seguono, a me e mia sorella, in questo canale. Spero che possiamo sempre evolverci sempre di più e crescere. Quindi io vi saluto, un bacione grandissimo, al prossimo video che ci sarà anche mia sorella. Ciao bellissimi.